Vado ad avvertire la signora. Mal di certe. Mi fareste venire la voglia di nascondermi per sentirvi parlare di me. Non c'è bisogno di nascondersi. Volete sentir parlare di voi come se voi non ci foste? Cosa potreste dire di me? Lo potrei ripetere quello che di voi dicono tutti. Pettegolezzi? Dite, dite. Io adoro i misteri. Ha degli amanti? No. Come no? Ecco il mistero. Ci saranno, ma non si vedono. Tutti ne parlano, ma nessuno può dire. Ed è tutto qui? Come spendere? Oh là là. In quanto a questo, ognuno sarà libero di spendere come vuole il proprio denaro. Scusate un momento. Che c'è? Ho detto qualche cosa di sconveniente? No, siete un cavaliere perfetto. Un momento. A ordini, signor tenente. No, vattene. Ancora qui, Duval? Sì, comandante. L'ho aspettato poiché credevo lei potesse aver bisogno di me. Infatti, data la piega che prendono le cose. C'è qualche cosa di grave? Ma, pare. Per questa sera non ho bisogno di lei, vada pure a riposare.
Questa notte ho il consiglio, chissà che ora si andrà a letto. Tenga, caro tenente. Mi raccomando, domattina provveda lei come al solito ai pagamenti. Va bene. Buonanotte, grazie. Buonanotte, comandante. Comandante Marcelli, dunque, la relazione di guerra. In questi ultimi giorni il Consiglio di guerra si è riunito 4 volte. Lo sapevate? Naturalmente. Perché non avete avvisato l'ammiragliato? Perché io attendo il momento propizio. Merlengul, non cercate di eludere il vostro dovere. Voi conoscete bene le intenzioni dell'esercito francese e i suoi sogni di invadere l'Inghilterra. Lo so. Sapete anche che urge conoscere il dislocamento della flotta che ha completato i suoi armamenti. Io non ho mai fallito il colpo, se non erro. Dunque questa vostra agitazione è fuori di luogo. Ma è giustificata dalla vostra condotta. Perdete il vostro tempo in un romanzetto d'amore. Davvero? E con chi? Con quel giovane ufficiale, Duval, che non vi lascia un momento. O avete la febbre, o avete troppa fantasia. Marilyn, badate a quello che fate. Domani mattina dobbiamo assolutamente partire. Ma vuol dire che ho ancora qualche ora di tempo a mia disposizione. Vorrei aver commesso un errore di psicologia. Sarebbe la prima volta. Vi auguro che sia l'ultima. A domattina. E dormite tranquillo. Intanto vedrete che qualche cosa accadrà. Va bene. Ed ora potete tornare ai vostri ospiti. A domani. A domani. Buonanotte, Jack. Buonanotte. Lei qui, signor Duval. Chi è uscito? Non so, non lo conosco. Ma lui vi conosce, Jack. Chi era? Glielo dirà la signora, se il signore crederà opportuno domandarglielo. Le faccio strada. Prego, s'accomodi. Avverto la signora. Carlo, scusami se ti ho fatto attendere, ma avevo gente. Ora se ne stanno andando. Marilyn. Che hai? Sei inquieto? È vero dunque che parti? Ma sì, parto. Cosa posso restare a fare qui? Resti con me, lasciando tutto. Tutto che? Tutto quello che ti ha interessato fino ad oggi. Oh, credi che sia facile. Quando si cade in certi artigli non ci si può più liberare. E poi perché? Ma io... Mi ami? Forse lo credi, ma non è vero. Di fronte a una prova hai ceduto. Mi ami, sì, ma fino ad un certo punto, oltre il quale io non esisto più. Marilyn, non farmi perdere la ragione. Cerca di dominare i tuoi nervi, impara da me. Io sì avrei il diritto di disperarmi. Io che avevo così ben disposto per lasciare tutto, ricominciare una vita felice, tranquilla, con te. Avevo provveduto anche a 2 passaggi sul veliero che parte domani. Ascolta. Oh, è facile, sai, gridare, disperarsi, perdere la ragione. Ma oramai basta, non ne parliamo più. Io parto sola e ricomincerò la mia vita maledetta di sempre. Senza nessuno che mi consideri niente di più di una... Merle! Che c'è? Ecco. Oh, oh, Carlo, Carlo mio. Lo vedi? Lo vedi come ti amo? Ma anch'io, sai, ti amo, anch'io. Non so nemmeno dirti quanto, tanto sono felice, Carlo. Arrivatelli, che lei faccia subito la relazione della seduta. Vuol dire che si riposerà dopo. L'aspetta a mezzogiorno e mi porti anche quei piani per i ritocchi. Senz'altro, eccellenza.
Pianzone! Comandi? Chiudi la porta, vieni avanti. Chi è entrato qui durante la mia assenza? Nessuno, tranne il tenente Duval. Si è fermato molto tempo in ufficio? Un'ora circa. Ha avuto bisogno di te? No, signor comandante. Anzi, quando mi sono offerto, mi ha mandato via bruscamente. Puoi andare. Carolina, aprite voi. Ravelli. Lei, signor comandante? Dov'è Duval? Ah, non so. Il signor tenente non è rientrato stanotte. Chi era allora quel borghese col quale sei uscito poco fa? Mi ha veduto. Non fare lo stupido, t'ha visto la portinaia, portavi le valigie. Era Duval. Dove l'hai accompagnato? Senti, Gravel, bisogna che tu parli. Tu sai che sono amico del luogotenente Duval. Ero anzi d'accordo con lui che avrei saputo da te dove raggiungerlo. Forse non ti ha detto nulla. Avrà dimenticato certamente nella fretta, perché aveva fretta, non è vero? Una fretta indiavolata. Ecco, lo vedi. E c'era qualcuno con lui quando è partito? No, quando è partito no. Ma un signore era venuto qui proprio mentre il signor tenente rientrava. E chi era? Lo conoscevi? No, signor comandante, mai visto. Ha dato una lettera al signor tenente ed è proprio allora che gli è venuta la furia. Ha ordinato le valigie. E dove l'hai accompagnato? Alla corriera di Calais. Buongiorno. Ecco la posta. Poggia. Sai dove abito? Sì, signor comandante. Consegnala a mia moglie. Va bene. Sandro, presto. No, non fa così. Su, ma via, sii buono, sii buono. Dammi il piedino. No, no, no. Sì, no, avanti. No, non fa no. Aiutami, Anna. Non ci riesco. Ma sai che tuo figlio è un vero demonietto. Dammi, faccio io. Vada, Sandro, che la tia non ti porta fuori oggi, porta solo via. Vero? Su, buono. Così. Ecco. E adesso andiamo a colazione. Senza il babbo? Il babbo farà colazione quando rientra. Ah, eccolo. Aspettatemi qui. La signora Martelli? Sono io. È per lei, da parte del comandante. Grazie. Ai suoi ordini, signor comandante. La corriera di Calais è ripartita da un'ora. Al bivio di Amiens. Prenda la strada di destra. Grazie. C'era un altro viaggiatore nella vettura. Sì, è sceso al bivio di Amiens. C'era una carrozza ad aspettarlo. Ha preso la strada indietro. Non c'è una scorciatoia per arrivare al bivio. No, deve rifare la strada che ha fatto. Grazie. Dunque, signora, mi dica la verità. Lei era al corrente di questa partenza? No, signor ammiraglio. È come le ho detto. La cosa mi ha stupito, anzi, è la prima volta che se ne va così senza salutarmi. Però le ha scritto. L'attendente di Duval le ha portato un biglietto. Si può vedere questo biglietto? Oh, sì. Eccolo.
ragioni di famiglia. E lei non le saprebbe? Non è lei la sua famiglia? Signor ammiraglio, che cosa pensi? Il comandante Martelli e il luogotenente Duval hanno abbandonato Parigi questa mattina all'alba. Nello stesso tempo sono scomparsi alcuni importantissimi documenti che il comandante Martelli aveva appunto in consegna. Ammiraglio! Hanno agito insieme, sono fuggiti insieme. Ma questo sospetto è orribile! Ma lei non può pensare che mio marito... Ecco la deposizione dell'attendente di Duval. Legga. Signora, mi rendo conto della sua angoscia. L'ho provata anch'io al momento della scoperta. È molto probabile che lei sarà la prima a conoscere dove è nascosto suo marito. Se lo saprà, lo dica. È per il bene di tutti che le do questo consiglio. Si potrà forse salvare qualche cosa. Su, signora. Carlo, che hai? Nulla. Non essere triste. Lasciami essere felice. Lo sono tanto, finalmente. Un'altra vita insieme, senza lasciarci più. Dove ci imbarchiamo? Al largo della costa di Dieppe. È più sicuro. Carlo. Più tardi, caro. A più tardi. Si stacca? No, dategli un'asciugata un po' da vena, riparto subito. Allora. Buonasera. Buonasera. Venite da Damien? Sì. Dove è disceso l'uomo che è montato al bivio? Al bivio? Nella mia carrozza non è montato nessuno. Non è passata un'altra vettura di qui? La Corriera, all'alba. Non è possibile avere un cambio? Forse, aspettate. Marilyn. Scusi, signore. Ha visto la signora che è salita a bordo con me questa notte? La signora Merlin Gould? Sì. La signora Merlin Gould non è partita. Come? È tornata a terra prima che salpassimo le ancore. Ha lasciato per voi un mandato di pagamento sopra una banca di Londra. Se volete accomodarvi nella mia cabina. Sta pensando.
muoverti, non voltarti, fai finta di non conoscermi. Perché? Perché l'hai fatto? Anche tu lo credi. Io sono innocente, Anna, sono soltanto colpevole d'essermi fidato di Duval. Allora perché hai detto all'attendente di Duval che eravate d'accordo? Era l'unico modo per farlo parlare. E poi che cosa non avrei detto in quel momento pur di sapere dove era andato Duval? L'ho inseguito, invano. Ora ho deciso di costituirmi. Ma prima ho voluto vederti. Purtroppo ho trovato la nostra casa piantonata. Anna, ma tu mi credi, vero? Dimmi che mi credi, Anna. Sì, ma non devi costituirti, devi salvarti per i nostri bambini. Forse Duval sarà arrestato da un momento all'altro. Ma intanto che sarà di te? Non preoccuparti di me, ho fiducia. Ti aspetterò. Mamma! Ah, non farti vedere così da loro, sono bambini. Mamma, mamma! Ecco, mi vengo subito. Fammi sapere quello che fai, puoi indirizzare a Luisa. Addio. Andiamo, cari. Andiamo a vedere i All'atto della firma, il volontario dichiara di accettare tutte le condizioni poste nel bando di arruolamento. Accettate? Sì. A voi. Come vi chiamate? Guglielmo Salvoni. Assegnata al 25° reggimento per il premio di arruolamento all'altro tavolo. Avanti un altro. Come vi chiamate? Charles Paulin. A voi. Assegnato al 2° reggimento per il premio di arruolamento all'altro tavolo. Avanti un altro. Georges Masson, siete destinato al 10° reggimento fanteria. Il premio di arruolamento là in fondo alla sala. Avanti, un altro.
Sei tu, Servoni? Vieni, vieni. Una parola. Perché hai paura della polvere? Ne abbiamo mangiata tanto in 5 anni. Va bene, polvere di strada, polvere di cannoni, ma questa è cenere mortuaria. Sarà di fatti quella che hanno lasciato i veterani. Ma non potevano alloggiarci in qualche altro posto? Il forte è così grande. È mio caro, ordini. A proposito di ordini, lo sai che quasi quasi mi toccava di lasciarti? Lasciarmi? Perché? Un'idea del capitano. Voleva che partissi con un drappello a presidiare San Germano. E tu? Sono riuscito a persuaderlo a mandare Marchand. Oh, bravo. Vedi, noi non possiamo separarci. Perché io devo pagarti ancora un debito. Che debito? Come mi hai salvato la vita ad Austerlitz? Come la fai, lunga? Di, vieni a vedere. Cosa fai? È un bel tipo quel caporal Fracazza. Vuol tenere allenati i veterani. Dice che gli fa bene alla salute. Povera gente. Buoni soldati però, Sì, ma consumati. Mancava benissimo a noi a disturbarli adesso. Bella biondina, se parta per la guerra. Canti, Sei innamorato? No. Di la verità, hai trovato qualche ragazza anche qui? Bel soldato che per la guerra parti, che mi lascia ricordo. Ah, è la nipote del caporal Fracassa. Ho indovinato, Ho indovinato. Sentilo, non riesce ad avere paziente nemmeno con la nipote. La squadra! Alt! Rompete le righe! Dimmi, ascolti? No. Penso. A che cosa? Di tagliare la corda. 10 minuti e torno, No, aspetta. Sergente Salvoni! Comandi! Guardi che in mattinata arriveranno il 3° e 4° plotone. Pensi lei a sistemarli? Sistemarli? E dove? Ma come, non abbiamo più camerate? C'è quella occupata dai veterani, la seconda. Vada per la seconda. Caporale! Comandi, signor capitano. Faccia sgombrare la seconda camerata. Ma come, anche quella? Come anche quella? Si scusi, dicevo, noi... Cosa? Dove... Cosa? No, sì, signore, signor capitano. Va bene. Venga con me, sergente. Proprio qui dovevano mandarli. Non c'era posto in paese. No, non c'era, non c'era. E noi dove andiamo a dormire? Voi... C'è la dispensa. Ma se è un buco. E lo dite a me? Senti. Io con i piedi di questo sotto il naso non ci dormo. Ma fischia! Ma i miei piedi! Li conosco. Altri ragazzi, pulizia ai pezzi! Ha salutato me! Non voi altri! E ci riprova, sai, quel... Ehi! Ehi! Chi è che fa l'eco? Con chi l'avete? Con quel tipo là, con quella delizia del vostro amico. Roberto, ma Roberto è un carissimo ragazzo. Beh, io non sono del vostro parere. E ora glielo faccio vedere io. No, un momento, c'è il capitano che vi vuole. Venite. A tutte le fortune. Ma... Sì, andiamo, dove? Eccomi qua. Chi si vede? E dove andate? Voi. E chi vi ha chiamato? A nessuno, ma io capisco. Che cosa? Che a voi fa piacere di vedermi. Mi fate delle strane illusioni. Io per voi non esisto. Non esistete? Oh, sì che esistete. Tenete le mani a posto. Eppure mi sembrava di averle sistemate così bene. Volete andarvene per piacere? Io non siate così cocciuta. Voi siete cocciuto che mi mettete in testa non so quali idee. No, idee deliziose. Come sapete cosa io penso la notte quando non riesco a prendere sonno, rivoltolandomi nel letto? Non mi interessano i vostri sogni. Vedrà che gliela levo io quell'idea dalla testa. A lui o a lei? A lui. Che c'entra lei, poverina? Ma se lei gli vuol bene. Ma che bene. E poi, anche se le ne volesse, è lo stesso. Scusi, ha famiglia lei? Io? Io no. Ecco, e allora non può capire. Ma nemmeno lei ha famiglia. Ah, è vero. Ma è come se l'avessi avuta. Perché io con Lauretta ho fatto il padre, la madre, la balia, la serva, la zia.
Mi creda, è come se al mondo l'avessi messa io e voglio vederla felice. Ma con Roberto sarà felice? Ah, quello poi no, quello è già scattato. Quello è... E allora, visto che mi conoscete così bene, decidetevi a sopportarmi. Perché io vi aspetterò qui, tutte le mattine, tutti i pomeriggi e tutte le sere, finché voi non vi sarete decisi a dirmi di sì. E io tutte le mattine, tutti i pomeriggi e tutte le sere, continuerò a dirvi di no. Addio! Non mi date nemmeno la mano? Ma io non volevo. Ah no? Figuriamoci se aveste voluto. Cosa hai fatto? Niente, ma ho trovato un mezzo di trasporto molto economico. Buongiorno, Loretta. Si accomodi, prego. Madame. Ogni mattina più tardi, eh? Mi scusi, madame, ma da quando sono arrivati quelli al forte? Non si arriva più in tempo a nulla. Sbrigati, sbrigati, vai a metterti in ordine. Grazie, madame. Buongiorno, signor Lacroix. Buongiorno. Desidera? Ecco, volevo... Oh, dimenticavo le sue cravatte. No. Venga, venga. Grazie, non è questo. No, no, aspetti veramente. D'aver visto prima di giudicare. Prezzi di vera occasione. Per lei, poi. È vero, madame Jeannette, che per il signor Lacroix si fanno prezzi specialissimi? Ma certo, il signor Lacroix va trattato con tutti i riguardi. Lauretta. Signor Lacroix. Oh, signorina Lauretta, cercavo giusto lei. Me? Sì. Eccomi. Non le ha detto niente suo zio? Mio zio? Ah, sì, per la biancheria. La biancheria... Mi ha detto che lei vuol mettere su casa, no? Ah, già? Ma prima... Marta, Maria, portate qui quelle muste le arrivate ieri e quelle tele d'Olanda per i clienti affezionati. Venga, venga, signor Lacroix. Non capisco perché Lauretta faccia tanto la schizzinosa con Lacroix. Io lo sposerei subito. E chi lo sposeresti tu? Anche un cane se avesse quattrini. Stupida. Beh, senta, se dovessi scegliere io... Scelga, scelga. Prenderei questa tela per le lenzuola, questa per le federe, questa per la biancheria da tavola e questa per la cucina. Le consiglierei inoltre di prendere 12 camicie di questo lino. Guardi, guardi che amore. Che amore. Vero? Facciamo 12 allora, va bene? 12. 24. Madame Jeannette, 12 lenzuola, 24 federe e 2 servizi completi da tavola per 6. Benissimo, benissimo, benissimo. Capisce tu. Per 6. Ecco, signor Lacroix. Bene, bene. Per il conto a casa. Grazie ed auguri. Grazie. Signor Lacroix, qui ci sono le cravatte e il resto glielo manderanno a casa. Grazie. E così, si è decisa? Non proprio. È una cosa grave, sa, che non si può decidere così facilmente. Mm. Bisogna riflettere. Beh, basta che non rifletta troppo, perché a riflettere troppo si diventa vecchi. E lei non deve invecchiare. Vale che voglio rivederla. Vuole? Io sono sempre qui. Arrivederla, signor Lacroix. Arrivederla, signorina. Ma allora lo sposi davvero? Ma fossi matta. Ma come? L'hai fatto comprare tutta quella roba. Ma lui qualcuno dovrà pure sposare. Magari te o Enrique. Oh, ebbene, che c'entro io? Ma pensa che il corredo è già tutto pronto. Oh, Lacroix non è il mio tipo. No? Perché è un tipo? Già, a me piacciono gli uomini come Sergente Salvoni, per esempio. Ah, ah sì. Chi l'avrebbe detto? E tu, Lauretta? Ah, se sapeste, ragazze, che cosa è successo stamattina. Che cosa? Un sogno.
dell'eccellentissimo comandante La Piattaforte. Si fa divieto a tutti i cittadini di intrattenere commerci e scambi con persone provenienti dalla zona di Bombie, infetta da morbo contagioso. Un cordone sanitario sarà disteso intorno alla zona infetta e impedirà a chiunque di uscirne o d'entrarvi. Coloro che tentassero oltrepassare comunque il cordone o favorissero scambi di qualsiasi genere saranno puniti severamente con pene personali o pecuniarie. Il morbo è uno dei più terribili ed il vostro dovere è di impedire che esso si propaghi. Quei militari comandati al cordone sanitario che si rendessero colpevoli di infrazioni o favoreggiamenti saranno deferiti alla corte marziale. Si parte fra due ore. Rompete le righe! A lei, Salvoni, e al sergente Magni toccherà la zona di maggior traffico perché è anche la più facile da sorvegliare. Mi raccomando, eh? Signor capitano. Che c'è? Volevo pregarlo di darmi il permesso di fare una scappata in paese. Se avete qualche cosa da fare, spicciatevi perché sapete, fra due ore si parte. Tu che fai, Salvoni? Vieni. No, veramente dovevo andare. E andiamo, compagni. No, non si va anche noi al cordone sanitario? No, si va all'ospedale. Ma non siamo più tipi da cordone. Ma perché? Che siamo proprio da buttar via. Sì, quasi. Specialmente te. Ma di che morbo si tratta? Io non ho ancora capito. Io ho sentito dire che si tratta di vaiolo. Vaiolo? Come? Quello che fa tutte quelle buchette nella faccia? Una sola al cimitero. Perché? Si muore? No. Oh, se dovessi restare sfigurata, preferirei morire. Ma dici sul serio? Si muore? Sì, perché? Hai paura? Io? No. Più un po', credi che ci manderanno anche quelli del forte al cordone? Ma non so, credo. Cioè, e perché non dovrebbero mandarceli? Già, e perché dovrebbero mandarceli? Oh, non so, dicevo così. Ti dispiacerebbe? A me? Oh, figurati. È permesso? Madame Jeannette. Buongiorno, sergente. Buongiorno. Desiderate? Salutarvi. Addio. Oh, come siete sbrigativa. Comandatemi almeno dove vado. Lo so. Come lo sapete, non vi mostrate nemmeno afflitta. Perché? Volete che pianga? Oddio, fate voi. Va bene, vuol dire che quando ve ne sarete andato, mi metterò a piangere. E prima no. Partite anche voi, signor Salvoni. Naturalmente. Oh, come mi dispiace. Ah, sì? Ah, vi ringrazio. Buongiorno, signorina Pia. Buongiorno. Oh, buongiorno, signorina Pia. Buongiorno, Lauretta. Come mai non si è fatta più vedere? La sua roba è pronta da un pezzo. Anche il vestito della mamma? Sì, anche quello. Venga. Oh, buongiorno, signorina. Buongiorno, madame Jeannette. Il pacco della signorina. Vuol vedere? Non c'è bisogno, lasci. Il conto? Ecco. Via a me, ci penso io. E la mamma? Sta bene, grazie. Ci mancava anche la diligenza. Pazienza. E pazienza un corno. L'avevo portata così bene al punto giusto. Che sarebbe? Che sarebbe? Al punto giusto, no? Ah. Mi saluti la mamma, signorina. Io torno domani. Arrivederla. Arrivederla. Arrivederla, signorina. Buon viaggio, signorina Martelli. Martelli, avete detto? Sì, Martelli, perché? No, no, niente. Aspetta un momento. Ma che è successo? Ma, non so. Mi ha domandato se avevo detto proprio Martelli. Scusi signora, chi è quella ragazza? È la figlia di una signora che vive da qualche anno a Ramelù, persone molto per bene. E quell'uomo che la accompagna? È il notaio Ferroni. Ma perché vi interessate tanto alla famiglia Martelli? Perché ho conosciuto un Martelli qualche anno fa, un ex ufficiale, credo. E dove l'avete conosciuto? In Spagna, mi pare. Strano, l'ultima lettera che la moglie ha ricevuto veniva invece dal Piemonte. Ah, infatti sì, ha fatto un viaggio in Piemonte. Ah, e siete stati molto tempo insieme? Sì, qualche mese, mi parlava spesso della sua famiglia. Era disperato di averne perduto le tracce. E dei suoi bambini anche. Mi pare che si chiamassero... Pia e Sandro.
perfettamente. E Pia? È la ragazza che stava con me nel negozio. Ah. Ma voi conoscevate la situazione di quell'uomo? Veramente no, ma mi è parso di capire. Sì, qualche sospetto, ma non saprei, poi io partii. E lui? Lui rimase laggiù. Laggiù dove? Mi scuserete, ma non so se devo, non vi conosco. Non vorrei che... È giusto. E alla moglie lo direste? Alla moglie, sì. Venite domani con me. Domani no, non posso. Quando allora? Appena mi sarà possibile. Sarei tanto contento di dare una consolazione a quella povera signora. Scusate, ma devo andare. È la prima compagnia che parte, fra poco toccherà a me. Posso promettere alla signora? Sì. Grazie. Oh, eccolo, finalmente. Beh, che? No, nulla. Vieni, partiamo, ora tocca a noi. Madame Jeannette, arrivederci, ragazzi. Arrivederci. Vengo. E allora? Allora che cosa? Niente di nuovo? No. Ah. Per lo schiaffo? Sapete sempre dove trovarmi, eh? Sempre per sempre, sì. State tranquillo! Datemi del pane. Un pezzo di terra ce l'ho. E qualche soldo me lo sono già messo da parte. Io non dico che Lauretta con me farà la signora, ma non le mancherà niente, ecco. Poi io le voglio bene. E la volontà di lavorare non mi manca. Se poi verranno dei bambini. Di, ti piacciono i bambini? Oh, mi ascolti? Io? Ah, sì, cosa dicevi? Ti domandavo se ti piacciono i bambini. Ah, sì. O anche a me, sai. Molto. Poi, sai, in campagna, più braccia ci sono, e meglio è. Scusate, non avevate detto che ci saremmo fermati a due passi dal paese? Beh, e le chiamate a due passi. Sono due ore che si va avanti. Che significa? La colazione me la dovete guadagnare. Ah, sì? E poi credevo vi facesse piacere. Ah, no, certo, certo. Questo... Non vi capiterà tutti i giorni di portare a spasso tante belle ragazze e tutte in una volta? Sarebbe bastata una sola. Che succede? Cordone sanitario. Di qui non si passa. Come? Siamo già al cordone. Sì, signori. Salvoni. Eh? Delle ragazze. Che sia Lauretta con le amiche. Vai a vedere. Ve l'avevo detto che era meglio fermarsi prima. Pazienza, torniamo indietro. Tornare indietro? Oh, ma siete matto. Ormai che ci siamo, cercheremo un posto qui vicino. Vero? Scenderemo qui, ci sono anche degli altri. Guardate com'è carino. No. Buongiorno. Ero certo che sareste venuta. Accomodatevi. Intanto, aiutatemi a scendere. Su. Su, ragazzi, muovetevi. Vi è passata la fame, forse. Giù i passi. Thank you.
modo è per coprirvi la notte. Cos'è? Un tovagliolo? Ma no, sciocco, è un pettino. Guardate, vi terrà caldi i polmoni. Vi farà tanto bene, ne avete bisogno. È tutto qui? Ah, grazie. Oh, no, no, ci vedono. Avete visto, signor Lacroix? Noi ci domandavamo dove saremmo arrivati, eh? Ma Lauretta lo sapeva. E ce l'avete portata proprio voi. Signor Lacroix, che fate qui solo? Venite. Signorina Lauretta. Che c'è? Volevo dire che... Che cosa? Quel giovanotto. Chi? Roberto. Oh, è un ragazzo simpaticissimo. Ah. Venite, venite. Ah. Oh. Nemmeno un salutino? Oh, anche voi qua. Non siete contento di vedermi? Certo. Restate con noi? Sì. E allora restiamo qua, volete? Sì. Che gli avanzi di tante lotte, di tanti dolori. Avete sofferto molto? Sì, molto. Ma non pensate alle mie disgrazie. Pensate piuttosto alle gioie che vi aspettano. Vi auguro che siano tante. Male. Anche ieri l'altro. Sono stato come un animale, perché mi arrestate? Oh, Dio mio, aiuto! Lasciatemi! Lasciatemi, vi dico! Lasciatemi! Lasciatemi, vi dico! Lasciatemi andare! Sono la madre, lasciatemi! Lasciatela! Voi venite dalla zona infetta, sapete che non si può passare. Lo so. E allora tornate indietro. Ma signor ufficiale, io non posso tornare indietro. Io devo passare. Abito dall'altra parte. Io qui lavoro, ma là ci sono i miei tre bambini che mi aspettano. Come si può impedirmi di vedere i miei bambini? Come si può costringermi ad abbandonarli alla fame, soli? Vai, vai. Pensa al tuo servizio. Lo capisce che cosa vuol dire non vedere più i propri bambini. Domattina si sveglieranno e mi cercheranno. E se io non ci sarò? Sono soli? Soli, soli, signor ufficiale, soli. È un'ingiustizia. Ah, se anche lei avesse dei bambini. Passate, presto. Ah, grazie, grazie. Addio, sia lodato. Guglielmo, tu hai dei figli? Sì. L'avevo pensato subito. Ti racconterò. Ma ora vai da Lauretta. Chi era? Cosa è successo? No, niente, niente. Beh, ora andate che è tardi, eh? Ma Salvoni? Ah, vi saluta. Ha molto da fare, ispezione. Ah. Incontrerete una donna lungo la strada. Fatela salire. Aiutatela, ne ha bisogno. Grazie.
e ripeto che una donna ha passato il cordone in uno dei settori affidati alla sua compagnia. Come ha scaglionato lei i suoi uomini? Il grosso della compagnia sorveglia sempre i valichi a nord. Un plotone distaccato a valle ed è comandato dai sergenti Salvoni e Magni. La denuncia parla appunto del sergente Magni. È lui che avrebbe fatto passare la donna. Ma è una denuncia anonima, eccellenza. Anonima o non anonima, si deve darle corso. La donna è stata individuata. Ecco il rapporto del sindaco del paese in cui essa si è recata. Parla di nuovi casi di vaiolo scoppiati dopo il suo arrivo. E così la zona infetta si è allargata. Io intendo che il colpevole sia punito con la massima severità. Vada, indaghi e mi riferisca immediatamente. La cosa va esaminata sotto due punti di vista. Primo punto di vista, il sergente Salvoni, cioè la bontà. E in questo caso bisogna convenire che la cosa fa pena. Secondo punto di vista, il sergente Magni, cioè l'infrazione al regolamento. Vada sulla forca. Tu ce l'hai con quel povero sergente Magni, che è un buonissimo ragazzo. Attenti! Il sergente Magni ha infranto il regolamento, ha sempre infranti tutti i regolamenti e voleva infrangere qualche cosa anche a casa mia. Belli sta. Riposo. Ma come? Adesso sono due. Erano insieme quando la donna è passata. Oh, ma questo è il colmo. Ti ho fatti rinchiudere nel forte in attesa dei suoi ordini. Si tratta dei miei migliori sottufficiali, eccellenza. Se si potesse... Che cosa? Che cosa vuol fare? Non c'è niente da fare. Deciderà la corte marziale. Ecco come fu stroncata la mia vita. Ecco perché quando vidi quella povera madre che supplicava per i suoi figli, pensai ai miei, al piccolo Sandro, alla mia Pia che da 6 anni non vedo più. Pia ha ora 12 anni. Beh, non ti rattristare più ora, eh? Però in tutto questo c'è qualche cosa di strano. Che cosa? Che tu eri un capitano ed io non lo sapevo. Non siamo né capitani né sergenti. Gli amici sono amici, niente altro. Già, amici quanto vuoi, però vedi, tu mi dai soggezione. Tu vuoi mostrarti allegro, Roberto, per non farmi pensare che ti ho messo in un grosso guaio. Già, la fucilazione. Abbiamo rischiato la pelle tante volte senza tremare. E poi vedi, io per me non ne sono neppure pentito. Chi si deve pentire è quel malnato che ti ha tradito. Duval. Potessi almeno sapere che ha avuto la fine che si meritava. Ben arrivato, colonnello Massoni. Ha ricevuto la mia lettera? Sì, grazie. Cominciavo già a disperare. Anch'io. Sono arrivati soltanto da una settimana. Non è stato facile avvicinarli. Danno un ballo stasera dopo lo spettacolo all'Opera. Le ho procurato l'invito. Le hanno chiesto chi ero? Sì, e ho detto che si trattava appunto del comandante del mio reggimento di passaggio a Parigi. Ecco il biglietto, signor colonnello. Va bene. A che ora incomincia il ballo? A mezzanotte. Contessa Ho? Sono il colonnello Masson. La ringrazio dell'invito. Mio marito. Ballate. Siete stato ferito. Che importa dove? Ho cercato di pagare un debito che avevo con il mio paese. Carlo. Ma non ho finito di pagare. Per fortuna la guerra non è finita. Carlo, non
mi aspettavo una simile sorpresa. Davvero, non la speravo. Rivederti qui dopo tanto tempo era il mio più grande sogno. Anche il mio. Più che un sogno è stata una mania. Rivedermi? Trovarti. E questa volta ci sono riuscito. Questo vuol dire che mi hai cercata. Non ti ho perduta di vista. Ma per una ragione o per l'altra non ho mai potuto raggiungerti. Ma questa sera siamo qui, di nuovo. L'uno di fronte all'altro. Di fronte? Che cosa intendi dire? Ho detto di fronte? Vicini, insomma. È lo stesso. Ma che cosa pensi, Carlo? Io? Nulla. Volevo vederti e sono qui. Musica, danze e te. Hai uno strano modo di parlare. O la vita ti ha molto cambiato, o non dici quello che pensi. Tu hai un progetto. Rivederti. O denunciarmi. Carlo, perché non rispondi? Dimmi. Rispondimi, Carlo. Sì, lo so. Ho dei torti verso di te, gravi. Ma se tu sapessi la mia vita, se tu avessi un'idea di ciò che ho sofferto io stessa. Tu non sai che cosa significa essere un agente segreto. Ti hanno in mano. Possono fare di te tutto quello che vogliono. Ho dovuto sposare Uwe. Ma non l'amo, credimi, lo subisco. Carlo. Carlo, il tuo silenzio è terribile. Parla. Altrimenti impazzisco, Carlo. Allora tu non sei venuto per perdermi. No. Eh già, che sciocca. Denunceresti te stesso. E perché? Tu ti sei rifatto una vita. Hai ripreso il tuo onore. Tu vuoi vivere, è vero? Non temi che qualcuno ti possa sentire? Già, sì, è vero. Vieni, parleremo più liberamente. Luogotenente Charles Duval. Prima di costituirmi ho voluto liberare il mio paese da un pericolo. Ai suoi ordini, signor generale. Non si sente nulla. Solo quando pare a loro fanno la voce grossa. Rimanete qui, potrebbero ancora chiamarvi. Signor Lacroix, anche voi siete un testimone. Sì, ma che potevo dire? Io non ho visto nulla. Ma lo sapete che è stata una denuncia anonima? Chi ve l'ha detto? Come? Lo sanno tutti? Che quella mano sia maledetta. Non può essere stata che un'anima dannata. Oh, buongiorno, signor Lacroix. Buongiorno. Si sente? Senza dubbio i due sergenti hanno agito sotto l'impulso di un sentimento umano. Ma non per questo la loro colpa è meno grave. È innegabile che il morbo si sia diffuso in altra parte della regione. Quindi la colpa dei due sergenti è gravissima. Ma non possiamo non tener conto degli ottimi precedenti dei colpevoli, dei loro meriti di guerra e infine del movente che li ha spinti ad infrangere la consegna. La pietà. Perciò, dovendo questa condanna costituire soltanto un esempio, io proporrei di restringere ad uno solo di essi la pena capitale richiesta dall'accusa. Sì, ma quale? Essi hanno la stessa colpa e gli stessi meriti. Deciderà la sorte. Dieci. Otto. Coraggio, sergente. Venga, capitano. Eccellente. Cosa c'è? Il sergente Salvoni ha famiglia. Ebbene? Moglie e due figli. Lascia, te ne prego, Roberto.
Volevo chiedere all'eccellenza il permesso di rivedere i suoi. Bene, vi faremo avvertire. No, non volevo dire questo, eccellenza, ma di permettere a Salvoni di andare a casa. Non è necessario che i suoi conoscano la verità. Sì, capisco, ma si tratta di un condannato. E poi, chi mi garantisce che il Salvoni ritorni? Io, eccellenza. Prenderò il suo posto nell'attesa. E se non tornasse? Tornerà. Rispondete. Se non tornasse? C'è sempre tempo a rifare un verbale e a mettere il mio nome al posto del suo. Sta bene, però esigo che fino al ritorno del Salvoni sia tenuto nascosto il nome del condannato. Ricordatevi, sergente, dovrete essere qui prima dell'alba di domani. D'accordo? Sì, eccellenza. Buona fortuna, giovanotto. Faccia venire il sergente Salvoni in fureria. Però non l'avrei mai creduto. Che cosa? Niente. Allora siamo intesi. Stendete il verbale col nome del condannato in bianco e soprattutto fate in modo che nessuno veda Salvoni lasciare il forte. Adesso vi occorre un mezzo rapido di trasporto. Ho avuto un amico che fa al caso vostro. Conoscete la Croix? Quello vi farà fare la strada in un batter d'occhio. Vado io, gli racconto come stanno le cose e vedrete che vi servirà a puntino. Eh? Andiamo, su, venite, venite. Buongiorno, Rosa. Ben arrivata, signora. È in casa Anna? Sì, signora. Anna! Anna! Luisa, come andai? Una notizia, una grande notizia. Lasciami riprendere fiato, sono così agitata. Ti ricordi di Duval? Sì, ebbene, si è costituito, ha confessato tutto. No! E allora Federico? A Parigi, figurati, non si parla d'altro. Un fattaccio, un vero fattaccio. Ah, dimmi, spiegami. Ma adesso non c'è altro da fare che riabilitare tuo marito. Dobbiamo assolutamente trovarlo. E come, Dio mio, come? Ah! C'è a Morang un certo sergente Salvoni che pare abbia conosciuto mio marito. L'ha detto al notaio. Gli ha detto anche che sarebbe venuto qui. Ha bisogno che Feroni ci accompagni subito a Morang. Possiamo approfittare della tua carrozza. Certo. Bisogna vedere quell'uomo e forse sapremo. Addio mio, aspettami qui, vado a cambiarmi. Allora voi dite che per mare ci si impiega di più? Ma naturalmente, non vedete che è bonaccia completa? Non c'è un alito di vento? Date retta a me, andiamo col Calesse. Prendiamo la scorciatoia, in 4 ore e mezzo siamo arrivati. Venite, venite. Oh, Lauretta. Sì, che è toccato a Roberto? Ma che Roberto? Sì, sì, a Roberto. Ti ho visto uscire con Salvoni dalla parte dello sperone, dove non c'è una guardia. Ti ho visto accompagnarlo giù. Tu non hai visto nulla. Salvoni non era con me. Non è vero. Salvoni è al forte. Hai capito? Non c'è. Ci vedo bene, sai. Ho inteso tutto. Tu non hai inteso nulla. Lasciami in pace. Andiamo. Lasciati in pace. Ma non sai tu quello che ho qui dentro. Non lo sai. Tu mi devi dire tutta la verità, capisci? Perché io li voglio bene, li voglio bene. E non posso pensare che domani... No, no, non deve morire. Su, Lauretta, calmati. Ti dirò tutto, ma tu devi promettermi di non raccontare niente a nessuno. Me lo prometti? Sì. Beh, e allora ascoltami. Buongiorno, signora Luisa. Buongiorno, Feroni. Buongiorno, signora Anna. Eccomi qua, io sono pronto. Più presto di così. Grazie. A più tardi, figlioli. Pregate il signore. Pregatelo per il babbo. State buoni. Andiamo. Addio, mamma. Addio. Ah, Rosa, mi raccomando i ragazzi.
ancora qui? Vuoi che ti aiuti? A far che? Ad andare in galera mi aiuti. Se seguiti così, anche i ciechi vedranno quel che succede. Ma io voglio vederlo. Oh, adesso è impossibile. Via, via. Vedremo stasera. Promesso? Ho promesso che vedremo. E lasciami in pace. Oh. A che ora verrà a riprendermi? Stasera alle 10. Va bene per lei? No, preferirei prima, non si sa mai qualche incidente. No, ma in 6 ore si arriva, so. Poi prendiamo la scorciatoia. Anzi, vorrei approfittare della fermata per salutare un amico e per far riposare il cavallo. Mi raccomando, signor Lacroix, lei conosce la mia situazione, non vorrei che... No, non dubiti, stia tranquillo. Grazie. Chi cercate? La signora Martelli. Non c'è. Ma non abita qua? Sì, ma è uscita. E non sapete quando tornerà? Ma chi desidera? Via. Mi conosce? Signorina, suo padre mi ha parlato tanto di lei. Ah, ora capisco. Lei deve essere il sergente Salvoni del quale tante volte ha parlato la mamma. Dov'è la mamma? Ma sa che è venuta in cerca proprio di lei. Di me? E dove? A Morin. A Morin? Ma che idea? Ma perché? Non doveva andare a Morin. Avevo detto che sarei venuto. Ma ritorna, sa? Vedrà che non può tardare. Lei l'aspetti. Ma io non posso aspettare molto tempo. Deve partire? Sì, devo... Devo partire. Che peccato, l'ha tanto aspettato la mamma. Poi che stamattina è giunta una notizia del babbo. Che notizia? Non so. Lei non lo sa? Non sa nulla lei del suo babbo? Sì, so che è lontano, che combatte e che vincerà. Ma perché non dice a me quello che avrebbe dovuto dire alla mamma? Così quando ritorna io posso dire... Ma signorina... Oh, non mi chiami signorina, ho appena 12 anni. E poi lei conosce il babbo? Sì, sono amico suo. Amico? Proprio amico? Come può essere? Lei è sergente, il babbo... Ma sai, Pia, in guerra... Pia! Sandra, sono qui. È mio fratello, sa. Chi è? È il sergente Salvoni, quello che conosce papà. Oh, buongiorno, signor sergente. Quando torna, papà? Ma credo presto. È diventato generale? Ma Sandro, papà è colonnello. Ma come? Sempre colonnello? Mi scusi. Vieni qui. Taci e mangia. Stai attento. Allora, non mi vuol dire? Ah, sì. L'ultima volta che lo vidi fu... Veramente non ricordo più. Ricordo però che mi disse, se troverai i miei bambini, baciali tanto per me. Caro papà. Pia, se tu sapessi quanto pensava a voi, quanto mi ha parlato di te e di Sandro, mi ha detto che tu volevi diventare una pittrice. Sì, gli dica che ho già dipinto un paesaggio. Sì, glielo dirò. Quando lo vedrò. E tu hai sempre la passione di tirare la coda ai gatti. I gatti? Cose da bambini. Adesso mi attacco i cani grossi. Vuoi vedere? Faccio un fischio e ne vengano 10. Ahi, che barba lunga che c'hai. Scusi, il comandante del presidio. È in commissione. È una cosa molto lunga, non si può assolutamente disturbarlo. Scusate, è vero che hanno arrestato anche un certo sergente Salvoni? Io non so niente. Segreti di Stato. Ma che segreti di Stato? Se ne parlano tutti. Ma io no. Ma è indispensabile che noi parliamo al comandante. Commissione. E allora non ci resta che andarcene. Buongiorno. Eccola la signorina Lauretta. Signorina Lauretta! Buongiorno, signora Martelli. Buongiorno, cara. Buongiorno. Si accomodi, signorina. Grazie. Buongiorno, signora. Sentite, Lauretta, voi siete sempre al forte con vostro zio, vero? Sì. Allora saprete se è vero che hanno arrestato il sergente Salvoni. Ma anche il sergente Magni. Ma ecco, noi vorremmo parlare con il sergente Salvoni. Credo che sarà molto difficile. Ma non credete che vostro zio... Mio zio? Ah, voi non lo conoscete. Ha un carattere. Ma poi non può. Ma perché? Signore, il perché? Io il perché non lo so. Sono certa però che non vi permetteranno di parlare col Salvoni.
Beh, arrivederci, è tardi, non posso fermarmi. Un momento. Signorina Lauretta. Signorina Lauretta, voi mi conoscete bene, non è vero? Capirete che se insisto è perché vi sono costretta. Ditemi la verità. Che cosa è accaduto? È vero che uno dei due sarà fucilato. Ma signora, io non so proprio nulla, davvero. Fidatevi di me, Lauretta. La signora Martelli deve avere dal sergente Salvoni delle notizie molto importanti per lei. Bisogna sapere che cosa sarà del Salvoni. Ne dipende la vita stessa di una povera famiglia. Voi non potete essere insensibile. È il Salvoni che sarà condannato. Ma io... E quando dovrebbero? Domattina. Domattina. Ma allora è assolutamente necessario parlargli subito. Tenterò io al comando. Volete un consiglio? Tornate subito a casa vostra senza perdere tempo. E perché? Non mi domandate niente, ma fate quello che vi dico. Tornate a casa vostra senza perdere un minuto. E mi raccomando, non dite niente a nessuno che vi ha dato questo consiglio. Arrivederci. Bisogna tornare a casa, subito. Ma perché? Ma non lo so nemmeno io, ma ho capito che bisogna partire. Oh, quanti misteri, quanti misteri. Alla prima posta. Ma tornando al nostro discorso, non avrete capito male, Feroni. Com'è possibile che lasciano andare via un uomo che ha quella condanna sulle spalle, che domani mattina deve essere fucilato? Infatti. Il come non lo so, ma non capisco quale scopo avrebbe avuto Lauretta di metterci fuori strada. Sì, avete ragione tutti, ma mi pare così assurdo. E dite che facciano in fretta, altrimenti non si arriva mai. Calmati, Anna, calmati. Si è addormentato. Lasciamolo tranquillo, perché se si risveglia... Venga! No, e mi pare strano, sono le 10:15, avrebbe già dovuto essere qui. Magari non venisse, così la mamma arriva, la vede e sarà tanto contenta. Ma io non posso, non posso. Ma se proprio non può aspettare, perché non dice a me quello che doveva dire la mamma? A te? Sì, tanto la mamma non ha segreti per me. Sono notizie del babbo, vero? Già. Non brutte, spero. No, no, ma speriamo che la mamma torni presto, perché... Come vuole. Non posso più aspettare, tia. Bisogna che vada incontro al mio Calesse. Che devo dire alla mamma? Dille che tuo padre non l'ha mai dimenticata e che le raccomando di essere ancora, come sempre stata, una donna forte. Forte. Ma che ha? Addio, pia. E buona fortuna. Ecco la mamma! Modo di procurarsi un mezzo di trasporto. Aiutami, pia, io devo essere prima dell'alba al porto. Come faccio? Non saprei a chi chiedere. Tu non sai, non capisci, ma è la vergogna per me, la rovina. Non importa, io vado lo stesso. A quest'ora è impossibile, la strada è troppo lunga. Maledetto! Questa volta è la mamma davvero! Mamma, c'è il sergente Salvoni che ti ha aspettato tutto il giorno. Ah, Feroni, venite. Tu? Sì, Anna.
Sono io. Signor Feroni, lasciatemi sola e pregate Luisa di portare via la bambina. Tacete, portate via la bambina. Via, vieni, cara. Tu volevi andare via. Dove? Dove volevi andare? Anna. A Moran. Via Moran, dove ti aspetta quello che ti aspetta. Senza pensare a me, ai tuoi bambini. E tu credi che ti voglia lasciare andare? Credi che ti voglia perdere proprio ora, ora che stai paralizzato? Riabilitato? Sì, Vivaldi si è costituito, ha compensato tutto. Tu puoi riprendere il tuo nome, puoi salvarti. Salvarmi? Sì, se resti qui sei salvo. Non puoi tornare al forte. Io devo tornare, Anna. Ma io non ti lascio, sai, io non ti lascio andare. Non insistere, ti prego, Anna. Perché io potessi rivedervi, un altro ha preso il mio posto. Un altro che subirà la mia sorte se io non torno. È crudele, inumano, non possono farlo. Ascolta, Federico, vediamo. Pensiamo a quello che si può fare. Niente. Mantenere la propria parola e basta. Dammi un po' d'acqua, ti prego, Anna. Sì, caro. Eccomi la coperta. Un po' di buona grazia, per piacere. E quante cose volete, la buona grazia, la coperta? Chi ve l'ha chiesta la coperta? Ma credevo che aveste freddo. No, io no. No. E allora, date qua. Non risparmiatevi la fatica, ormai. Ah, bravo, giovanotto. Vedo che il morale è alto. Buonanotte. Per tua regola io non lascio mai aperta la porta quando si tratta di quell'individuo. Ti ha detto qualche cosa? Delle villanie. Va bene? Sta sempre bene lui, specialmente in galera. Lasciami passare. Dite, qual è la strada più breve per Moran? Qua, a sinistra, per il bosco. Badate, a quest'ora la strada è pericolosa. Grazie. Se non tornasse. Di, se non tornasse. E perché non dovrebbe tornare? Ma se Salvoni non torna? Tornerà. Deve tornare. Oh.
Beh, beh cosa? Insomma, si può sapere perché avete queste facce così lunghe? Ma cosa c'è? Cosa c'è? Oh, ma ti dico io. Perché? Che succede? Ma lo sai che ore sono, lo sai? Il tuo Salvoni non è ancora tornato e non si vede ancora. Capisci quel che succede? Ma sei pazza. Ho paura di non essere io la pazza. Ho paura invece che tu questa volta sia stato troppo ingenuo. Ma mi dici perché ti sei infidato così? Andiamo, smettila. Andiamo, smettila, su. Prima di tutto non piangere. Oh, questo poi. Mi lascerai fare questo, no? Che abbia almeno la consolazione di piangere. Sei buona, Lauretta, su, sei buona. Il sergente Salvoni non è il sergente Salvoni, ma il comandante Martelli. Va bene, questo l'ho capito. La confessione del Givaldo con l'uccisione della spia libera mio marito da qualunque colpa. Va benissimo, è giusto, ma il caso è nuovo. La sentenza attuale non ha niente a che vedere. Ma lei avrebbe il coraggio di far fucilare mio marito? Ma allora dovremmo eseguire la sentenza sull'altro. Signor comandante, io le giuro sulla vita dei miei figli che mio marito è partito prima di noi e che quest'ora avrebbe dovuto già essere qui. Lei deve credermi. Una ragione di più per sospendere l'esecuzione. Lo troveranno. Una squadra di soccorso è andata a cercarlo. Ma intanto lei sospenda. Chieda consiglio alla sua coscienza. Questa è una sentenza crudele, inumana. Calma, signora, calma. Ma che suo marito sia Salvoni o Martelli, questo non ha importanza. Non c'è dubbio che l'attuale sentenza riguarda lui. Lui o l'altro? No, riguarda Salvoni. Un Salvoni che non esiste. Un momento. C'è un vizio di procedura. Già. Allora si potrebbe... Si potrebbe? Si potrebbe... Niente. Non vede che ora è? Non si arriva nemmeno in tempo a far giungere un ordine. Scrivi a quell'ordine subito. Bisogna arrivare in tempo. Dio ci aiuterà. Scriva, scriva. Sia quello che sia, tentiamo. Così. Rotto diretto. Fatelo portare al forte, il più rapidamente possibile. Volate, via! Ah, grazie, comandante. Grazie. Signor capitano, è tornato. Che ora è? Tra poco sarà troppo tardi. Ma ci deve essere qualche mistero. Qualche cosa che non capisco. Signor capitano, è impossibile che Salvoni mi abbia tradito. Signor capitano! Thank you.
Su, coraggio, cara, coraggio. Lo portano al comando del presidio. Perché? Non lo so, ordine di sua eccellenza. Roberto. Anna, sei tu? Federico. E Roberto? Roberto è salvo, sta tranquillo, caro. Dio ti ringrazio. Buongiorno. Non c'è il signor Lacroix? Sì, è in camera sua. Ditegli che c'è un amico che gli vuol fare una bella sorpresa. Ma non ditegli che ci sono io. Che volete voi da me? Signor Lacroix, vorrei dirle due paroline a quattro occhi. Migliacco! Bastita mafia! Madonna santa! Perché si vede? Giorni salvo complicazioni. Roberto. Signora, grazie. Chissà cosa avrai pensato, eh? Non ho mai dubitato di te, però ho avuto una bella paura, sai. Ringraziamo il Dio che tutto è finito bene. Tu credi che... Oh, vuoi che l'imperatore che riabilita il comandante Martelli voglia negare la grazia al sergente Salvone? L'imperatore è magnanimo. Signor comandante, agli ordini. A proposito, voi che avevate tanta fiducia in quella Croix, voglio vederla quella canaglia. Non è possibile, comandante. Perché? Ha preso un colpo d'aria, ha due occhi gonfi così, e poi qui è rimasto un po'... Sì, creda, fa proprio pena, poverino. Scusi, sa? Ho capito.